MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Cicli Olimpia, Bikes Since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Carpegna, ci troviamo in provincia di Pesaro Urbino per raccontarvi oggi la Gran Fondo, il Carpegna Mi Basta. Siamo nel cuore del Monte Feltro, un territorio affascinante tra Marche, Toscana, Romagna e Repubblica di San Marino. Un territorio che ospita il Parco Naturale Regionale del Sasso Simone Simoncello, paesaggi mozzafiato, bellezze naturalistiche e borghi medioevali come San Leo, Frontino e naturalmente Carpegna, che sorge alle pendici dell'omonimo monte sul quale era solito allenarsi il grande Marco Pantani. Ad ogni angolo della salita che porta in cima al Monte Carpegna c'è un ricordo del grande campione come il Cippo, una salita questa molto amata dai ciclisti. Addirittura il passo montano sul Carpegna è stato intitolato proprio da poco al grande campione Marco Pantani. La storia del borgo è strettamente legata alla famiglia dei Conti di Carpegna. Carpegna offre molto ai turisti, si può ammirare l'imponente Palazzo dei Principi in pieno centro storico e la bella ed elegante chiesa di San Nicolò. Da qui, da Carpegna, partono numerosi itinerari per esplorare il territorio del Monte Carpegna, un vero paradiso per il trekking, il ciclismo, le passeggiate. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, oggi vi saluto da Carpegna, siamo in provincia di Pesaro Urbino perché tra poco partirà la Gran Fondo, il Carpegna Mi Basta. Sono 47 km e 1800 metri di dislivello. Questa è la zona in cui era solito allenarsi il grande Marco Pantani che vedete alle mie spalle e in effetti la Gran Fondo è intitolata proprio anche a Marco Pantani, che era solito dire: "I Carpegna mi basta". Domenica 22 ottobre, tutto è pronto a Carpegna per lo start di questa 14ª edizione. Sta entrando in griglia anche il nostro atleta, si tratta di Daniele Bettini del team MTB Gran Fondo. Attraverso le immagini che ci arriveranno dalla sua telecamera sulla posta, sulla mountain bike, potremo godere dei tratti più spettacolari di questa Gran Fondo, il Carpegna Mi Basta. Come dicevo, 14ª edizione, eccezionalmente quest'anno programmata in autunno, a fine stagione delle ruote grasse, e sono oltre 600 i bikers iscritti provenienti un po' da tutta Italia per pedalare oggi sulle strade del Pirata. A fianco del Palazzo dei Principi, tutto è pronto per lo start, Luca Salucci del comitato organizzatore Carpegna Experience dà le ultime disposizioni prima dello start. Intanto la gigantografia di Marco Pantani lascia lo spazio ai protagonisti di giornata, ai bikers che oggi saranno impegnati su un percorso di 42 km e 1800 metri di dislivello. Tanti big delle ruote grasse presenti con
Lorenzo Pierpaoli, Nicola Furiasse del team Cingolani, ma ci sono anche Leopoldo Rocchetti, Michele Angeletti, Luca Celli. Tutto è pronto per lo start e alle ore 9:30 in punto scatta la partenza della 14ª edizione della Gran Fondo Il Carpegna Mi Basta. Si parte per un percorso di 42 km e 1800 metri di dislivello, un percorso parzialmente rinnovato. Intanto dalla zona di partenza continuano a defluire i biker, sono come dicevo oltre 600 gli atleti iscritti a questa edizione. Si esce dal centro storico di Carpegna, si svolta a sinistra per imboccare subito la salita del Monte Carpegna. Una scalata di oltre 6 km verso il Cippo Pantani, il monumento dedicato al pirata, prima di tuffarsi sui sentieri della pineta del Monte Carpegna. Intanto è partito anche il nostro biker Daniele Bettini. Seguiamo la partenza attraverso le immagini che ci arrivano in diretta dalla telecamera posta sulla sua mountain bike. E la regia stacca con le immagini che ci arrivano da Moto 1, dove, attenzione, una prima selezione è stata fatta. Ora a tirare il gruppo dei migliori è Michele Angeletti del team Bike Therapy. Continua la salita e attenzione, perché si sono avvantaggiati i due compagni di squadra del team Cingolani. Si tratta di Lorenzo Pierpaoli e Nicola Furiasse. I due hanno già una decina di metri di vantaggio su tutto il gruppo dei migliori. I due compagni di squadra aumentano il ritmo della pedalata e intanto gli slogan del Carpegna Mi Basta anche lungo la salita. Anche in inglese si alza sui pedali Lorenzo Pierpaoli, sempre con il suo compagno di squadra Nicola Furiasse. Questa era una delle salite più amate da Marco Pantani, dal pirata, che era solito venire proprio qui ad allenarsi. Marco Pantani sicuramente non amava i ritiri in montagna, preferiva allenarsi sulle strade della sua Romagna, e a chi gli chiedeva come si allenasse, come si preparasse per le grandi salite, rispondeva semplicemente: il Carpegna mi basta. Una salita ricca anche di punti panoramici, questo è il cielo del pirata, come recita la scritta sulla curva. E intanto si alza sui pedali Lorenzo Pierpaoli, che ora perde qualche metro dal compagno di squadra Nicola Furiasse, under 23 del team Cingolani. Siamo al Cippo Pantani. Ora si sale ancora per qualche centinaio di metri prima di inoltrarsi sui single track nel bosco del Monte Carpegna, dove siamo già con le nostre immagini. E attenzione, perché il primo a transitare in testa è proprio lui, si tratta di Nicola Furiasse, l'under 23 del team Cingolani, e devono passare circa 10 secondi per vedere Lorenzo Pierpaoli tallonato da Leopoldo Rocchetti del team Bike Therapy. In quarta posizione transita Luca Celli dell'Avis Prato Vecchio, con la maglia di leader del circuito Tre Regioni. Intanto in quinta posizione Alex Tozzi, con alle spalle Davide Magnani. E nonostante la pioggia del sabato, il fondo ha tenuto molto bene. Non c'è fango e si pedala senza problemi anche nel bosco. Passaggio intanto per Luca Chiarini del GS Poppi. La regia stacca con le immagini che ci arrivano dal Cippo Pantani e dedichiamo qualche immagine ai tantissimi biker che non hanno voluto mancare oggi
all'appuntamento con il Carpegna Mi Basta. Andiamo anche a recuperare la testa della corsa per quanto riguarda la categoria femminile. Categoria femminile che vede la lotta a due nelle prime posizioni tra Barbara Genga del team Mondo Bici e Martina Zoli, eccola transitare davanti alla nostra telecamera, l'atleta della polisportiva Bike Fan. Mentre in terza posizione c'è Cristina Gaudenzi del team Nocera Umbra. Quarto posto per Valeria Bartolini. Mentre Laura Papi è in quinta posizione, l'atleta del Cavallino ASD. E in questo gruppo di biker notiamo la maglia del team MTB Granfondo indossata da Daniele Bettini, oggi nostro inviato in gara, e la regia stacca proprio con le immagini che ci arrivano dalla sua telecamera posta sulla mountain bike, e godiamoci ora alcuni istanti della lunga discesa. Discesa che porta verso il passo Cantoniera per poi inoltrarsi nel parco naturale regionale Sasso Simone e Simoncello, una delle zone più spettacolari di questa Granfondo, il Carpegna Mi Basta. E andiamo proprio lì con la nostra postazione fissa, è già transitata la testa della corsa, attendiamo il passaggio della gara femminile, dove al comando troviamo sempre Barbara Genga del team Mondo Bici, inseguita in seconda posizione da Martina Zoli del team Bike Fan. Mentre in terza posizione c'è Cristina Gaudenzi del team Bikers Nocera Umbra. Valeria Bartolini occupa ancora la quarta posizione, inseguita al quinto posto dall'atleta del team Cavallino. Si tratta di Laura Papi. Ma portiamoci subito al 20° chilometro, andiamo ad intercettare la testa della corsa, dove, attenzione, al comando c'è sempre l'under 23 del team Cingolani, si tratta di Nicola Furiasse, inseguito in seconda posizione dal compagno di squadra Lorenzo Pierpaoli, che ha perso la compagnia di Leopoldo Rocchetti, eccolo l'atleta del team Bike Therapy in terza posizione con circa 30 secondi di ritardo. Gruppo di inseguitori con Davide Magnani al quarto posto, Michele Angeletti al quinto e chiude il gruppo Sergei Michalowski. Alex Tozzi occupa la settima posizione e ottavo posto per Luca Cacchi del team Torpedo Bike. E inquadratura anche per Francesco Collini, l'atleta del team Essere in nona posizione. E ancora immagini che ci arrivano in diretta dalla bicicletta di Daniele Bettini del team MTB Granfondo. Godiamoci queste spettacolari immagini in discesa dal primo Gran Premio della montagna. Un tratto non facile questo in single track, dove bisogna fare attenzione anche alle pietre, e poi cambia il paesaggio, dal bosco si passa ad una vegetazione più bassa e sullo sfondo vedete i sassi Simone e Simoncello, dove si sta dirigendo la gara. Andiamo subito a recuperare nuovamente la testa della corsa, siamo al 22° chilometro di gara ed è sempre da solo al comando l'under 23 del team Cingolani, Nicola Furiasse, sempre inseguito in seconda posizione da Lorenzo Pierpaoli, ma attenzione perché alle sue spalle c'è Luca Celli del team Avis Prato Vecchio, che si è portato in terza posizione, ha raggiunto e superato Leopoldo Rocchetti, eccolo ora l'atleta del team Bike Therapy che insegue in quarta posizione.
Davide Magnani del team Valle del Conca in quinta posizione, seguito da Michele Angeletti Bike Therapy e da Michalowski del team Mondo Bici. Ottavo posto per Luca Cacchi, seguito da Alex Tozzi. Chiude la top 10 a circa metà gara Francesco Collini del team Essere. Ora i biker devono affrontare circa 100 metri su asfalto prima di girare subito a sinistra e imboccare nuovamente lo sterrato verso la seconda parte di gara e verso il versante nord-est del Monte Carpegna. Risaliamo in moto e seguiamo l'azione del Master 2 Mattia Mazzieri, atleta del team Passatempo Cycling. E proprio in questo punto è posta anche la deviazione tra percorso lungo e percorso corto. Il percorso corto va dritto verso l'arrivo di Carpegna, il percorso lungo gira a sinistra verso il versante opposto del Monte Carpegna. Ora c'è un tratto nel bosco tutto da guidare, molto bello e divertente. Prima parte in piano, poi discesa. E ancora con le immagini che ci arrivano in diretta dalla telecamera on board, e godiamoci questo tratto veramente molto molto spettacolare in discesa. Dopo la discesa si risale nuovamente a quota 1200 metri sul livello del mare, sul Monte Carpegna, per poi scendere e affrontare l'ultima discesa molto tecnica e spettacolare verso l'arrivo di Carpegna. Ma torniamo un po' indietro ad attendere, anche a vedere com'è la situazione in campo femminile. Torniamo al 22esimo chilometro, sullo sfondo i sassi Simone Simoncello. E per la gara femminile è sempre lotta a due. Sono nelle primissime posizioni Martina Zoli e Barbara Genga, inseguite in terza posizione da Cristina Gaurenzi. E nelle primissime posizioni anche Laura Papi del team Cavallino, atleta toscana. E intanto anche il nostro atleta Daniele Bettini del team MTB Granfondo è già in discesa verso l'arrivo di Carpegna, dove andiamo subito grazie all'aiuto della regia ad attendere l'epilogo di questa 14esima edizione della Granfondo Il Carpegna Mi Basta. Tutto è pronto per accogliere il vincitore ed è tutto solo Nicola Furiasse, l'under 23 del team Cingolani, spinge sui pedali, rettilineo d'arrivo per Nicola Furiasse, che si appresta a vincere la Granfondo Il Carpegna Mi Basta. Siamo già in vista del traguardo, si guarda indietro, non c'è nessuno alle sue spalle, e braccia al cielo per Nicola Furiasse, che va a vincere la 14esima edizione del Carpegna Mi Basta con il tempo di 2 ore 19 minuti 37 secondi. E attenzione, perché al secondo posto si presenta tutto solo Luca Celli, che negli ultimi chilometri raggiunge e supera Leopoldo Rocchetti. Luca Celli dell'Avis Prato Vecchio sale così sul secondo gradino del podio, ed eccolo arrivare Leopoldo Rocchetti, che chiude la sua Carpegna Mi Basta in terza posizione. Quando sono passati 3 minuti e 37 secondi dall'arrivo del vincitore, e quarta posizione per Leopoldo Rocchetti del team Bike Therapy. Contentissimo Davide Magnani del team Valle del Conca, che chiude in quinta posizione.
mentre Michele Angeletti del team Bike Therapy chiude al sesto posto. Settimo è Luca Cacchi, ottavo Sergei Michalowski, nono Alex Tozzi e chiude la top ten della quattordicesima il Carpegna Mi Basta, Francesco Collini. Cerimonia floreale con al terzo posto Lorenzo Pierpaoli, al secondo Luca Celli e il vincitore di oggi Nicola Furiasse del team Cingolani. Ora la parola ai protagonisti di giornata. Sì, dai, per essere il 22 d'ottobre sono molto soddisfatto. E siamo partiti subito forte, io e Nicola, poi dopo io non riuscivo a tenere il passo di Nicola e ho fatto il passo con Leopoldo Rocchetti e Luca Celli. Poi dopo sulla parte tecnica siamo rimasti da soli io e Luca Celli e siamo andati via insieme fino a che non l'ho staccato. C'è stato un bel testa a testa per la seconda posizione, andavo un po' via su in discesa e lui mi rientrava in salita. Poi sulla salita più lunga, sulla parte dell'eremo mi ha staccato e ho perso qualche secondo che poi non sono riuscito a ricucire fino all'arrivo perché iniziavo ad essere un po' stanco e a perdere un po' di lucidità in discesa. Comunque molto soddisfatto, percorso bellissimo, giornata perfetta, vittoria di squadra, quindi alla grande. Come hai trovato questo percorso parzialmente rinnovato? Beh, molto più bello, molti meno chilometri di asfalto, più single track, più bosco, vera mountain bike, perciò molto meglio così. Ah sì, dai, siamo andati via subito sulla prima salita, dopo ho provato un po' ad allungare e sapevo che le ultime due salite erano molto dure, quindi mi sono assistito un po' e poi in cima all'ultima salita mi hanno detto che avevo un buon vantaggio, ho assistito in discesa e niente, è andata bene. Ma torniamo subito sul percorso di gara perché, attenzione, la prima a presentarsi sul rettilineo d'arrivo è Martina Zoli del team Bike Fan, che fa sua la quattordicesima edizione della Gran Fondo il Carpegna Mi Basta con l'ottimo tempo di 3 ore, 11 minuti e 48 secondi. Ottima prova per Martina Zoli, seguita in seconda posizione da Barbara Genga del team Mondo Bici. Sicuramente una bella lotta tra le due biker. E intanto chiude in terza posizione Cristina Gaudenzi del Bikers Nocera Umbra. Cerimonia floreale femminile con Cristina Gaudenzi, Barbara Genga al secondo posto e la vincitrice Martina Zoli del team Bike Fan. Andiamo subito a sentirle. Sì, molto, molto bella, non me l'aspettavo e per me è la prima volta qui al Carpegna, è molto duro come percorso. Arrivare sul podio è sempre una bella soddisfazione, arrivare e combattere con Martina, ormai sono diverse gare che facciamo insieme e proprio alla fine ci divertiamo e ci rispettiamo. Oggi gran bella gara, a Marti ha avuto la meglio. Percorso molto bello per me, tecnico, però la giornata ha valuto la pena venire qua oggi. Sì, è andata decisamente bene, anche se Barbara mi ha fatto tribolare veramente tanto perché è partita davanti, l'ho presa circa a metà gara, dopodiché ce l'avevo sempre dietro e è stata dura, però meglio di così non poteva andare. Alla fine sono riuscita a rimanere davanti, ad arrivare qualche un minuto prima neanche, quindi è andata bene. Ora ristoro e pasta party per tutti e intanto arrivo anche per il nostro Daniele Bettini, che ringraziamo per la collaborazione. Una quattordicesima edizione del Carpegna Mi Basta di grandissimo successo, merito del comitato organizzatore e di un percorso che è piaciuto moltissimo. L'organizzazione, che è soprattutto di questa ottima associazione che realizza tutto l'anno grandi iniziative dedicate al bike, anche al camminare, all'ambiente, alla scoperta del territorio, che è Carpegna Experience.
ci sono anche altre associazioni che fanno tante iniziative durante l'anno. Noi come amministrazione chiaramente collaboriamo a tutto tondo, è una gara che ha una storia, quindi è necessario collaborare tutti insieme, diamo il patrocinio e siamo qui a disposizione. Una giornata nel cuore del Montefeltro, all'interno dell'ente Parco Sasso Simone Simoncello, un territorio bellissimo che si presta anche proprio specificatamente allo sport ma anche al bike, ci sono tanti progetti in corso, penso al bike park ed altre iniziative tutte dedicate allo sport, perché noi abbiamo un turismo che è legato all'ambiente, alla natura, all'aria pura, all'aria di qualità, ma anche soprattutto al turismo sportivo. Carpegna indichiamo non solo Carpegna, indichiamo l'Alto Montefeltro, una zona che va scoperta, misteriosa, nel senso che ci sono degli angoli che ancora non si conoscono bene, una zona che può essere anche esplosiva, punta tutto sull'ambiente, sulla natura, sulla cultura. E poi c'è Marco Pantani, un grande personaggio, una grande figura che veniva ad allenarsi da noi, il titolo dell'iniziativa è Il Carpegna mi basta, non dobbiamo dimenticarlo. Qui pochi mesi fa abbiamo inaugurato il passo Marco Pantani. Siamo trovati questa settimana di pioggia che però ha migliorato il percorso addirittura, perché l'ha battuto e l'ha, diciamo, tolto la polvere, quindi percorso bellissimo, un grazie ai ragazzi che hanno seguito il percorso. Ma un grazie soprattutto a tutti i volontari, perché come detto più volte siamo più di 80 oggi impegnati lungo il percorso, nelle cucine, nell'assistenza sanitaria, sicurezza stradale, tutto. Quindi il ringraziamento va veramente a tutti, perché senza di loro non può nascere niente. Detto, insieme tutto diventa possibile, diciamo un po' il nostro motto dalla prima edizione. Non ci aspettavamo sinceramente questa risposta dei bikers, pensavamo sì, qualche centinaio di persone, ma non a 500. Siamo arrivati a 500 partenti con oltre 630 iscritti, una grande tappa del prestigio, una grande conclusione finale del prestigio, del Tour Tre Regioni, Romagna Bike Cup, diciamo tanti circuiti che chiudono oggi a Carpegna la loro stagione. Niente, l'appuntamento è già per il prossimo anno, 2 giugno, domenica 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica, però diciamo che è una domenica. Sarà un grande weekend di festa perché tornerà quello che doveva nascere quest'anno, questo Montefeltro Bike Festival. Nascerà quest'altro anno, un weekend dal venerdì alla domenica con iniziative, escursioni, e spettacoli per chi più ne ha più ne metta, per festeggiare insieme la 15ª edizione. La Gran Fondo Il Carpegna mi basta vi dà appuntamento quindi a domenica 2 giugno 2024 e da Carpegna in provincia di Pesaro Urbino è tutto. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.